Il disagio giovanile, nuove alleanze per nuove risposte e l'appuntamento di martedì 23 maggio alle 21 all'auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano in via Santa Eufemia 12. Con noi Mauro Monti su Radio Raccontiamoci. Esatto, martedì sera è il quarto appuntamento organizzato dall'Associazione Liberi sui temi della scuola, del PNRR, adesso del disagio giovanile, cioè ci interessa aprire una finestra su questo mondo di cui spesso si parla in termini negativi, a noi interessa invece descrivere dei fenomeni di disagio, quindi sia dal punto di vista dell'abbandono scolastico come dal punto di vista delle nuove fragilità, per esempio il fenomeno degli hikikomori, di questi ragazzi che rimangono chiusi in casa, nella loro stanza, non vogliono uscire e hanno come unico sistema di comunicazione col mondo i social. Però vogliamo soprattutto provare a descrivere dei tentativi di risposta positiva, quindi ci sarà un contributo da una persona che lavora in questa bellissima realtà a Como che si chiama La Cometa, un centro di formazione professionale che però non è una scuola nel senso tradizionale, è un po' scuola, un po' azienda. Si punta tutto sul lavoro, sì. Quindi sul fatto che mettendo i ragazzi a lavorare con degli obiettivi per realizzare qualcosa, anche di spendibile, di vendibile, sì. Li si recupera ad un interesse, quei ragazzi che non andavano più a scuola, il cosiddetto drop out scolastico, e si riaccende in loro un meccanismo di desiderio di conoscenza. La cosa molto interessante è che con questo sistema, recuperando persone che a 15, 16, 17 anni non vanno più a scuola, li si porta a prendere la maturità scientifica, sì. Cioè quindi un titolo. Però avvicinandoli al mondo del lavoro, in questo, cioè dandogli proprio un obiettivo concreto. Esatto, in questa scuola non ci sono le classi, ci sono gli uffici, ci sono aziende del territorio che danno delle commesse nel settore dell'abbigliamento, nel settore del mobile, nel settore della ristorazione. Cioè bisogna realizzare qualcosa, bisogna rispondere a delle commesse, degli obiettivi, no? Delle domande. Per esempio, non so, create una linea di abbigliamento che poi viene messa effettivamente in produzione, o progettate dei mobili per alberghi che vengono effettivamente messi in produzione. Questo risponde un po' a chi trova disagio nella scuola, che la vede magari un po' troppo teoretica, per usare un termine grande, ma comunque staccata dalla realtà. Magari ci sono effettivamente oggi dei giovani che hanno bisogno di entrare in contatto, tutti ne avremo bisogno, perché anche noi quando abbiamo fatto la scuola ai nostri tempi, usciti poi dalla scuola, anche dalla preparazione universitaria, il contatto con il mondo reale a volte è stato devastante, veramente un altro mondo. Però si è sempre un po' demonizzato questo fatto di mettere vicino scuola e ambiente di lavoro. In questo modo, forse dando degli obiettivi, potrebbe essere un'innovazione? Esatto, è proprio così. Cioè io credo che ormai sia passato il tempo di chi rimpiange la scuola dei tempi che fu. Questa cosa cioè pecca di irrealismo, non tiene conto di tutte le difficoltà, di tutti i cambiamenti che ci sono stati nella nostra società. Oggi più che mai, ecco, mi ha colpito, se posso dire una cosa particolare, tecnico che lavorava a Google, Hinton si chiama, Geoffrey Hinton, che si è licenziato dal progetto di ricerca sull'intelligenza artificiale dicendo quelli che secondo lui erano i pericoli. Uno dei principali pericoli, questa è la cosa che mi ha colpito, che lui diceva, è che si rischia con l'uso che si fa oggi dell'intelligenza artificiale di perdere la distinzione tra il vero e il falso, no? Allora, hai parlato anche di questi ragazzi che rimangono a casa. Esatto, e è un problema di realtà. È vero. Allora, oggi, per esempio, il lavoro è una grande leva per ristabilire un contatto con la realtà e non per enfatizzare un sistema aziendalista di produttivismo spinto. Non è sicuramente questa la prospettiva della Cometa, dell'esperienza che faremo presentare. Piuttosto è proprio quella di riaccendere l'interesse per l'apprendere per lo studio attraverso il ristabilirsi di un rapporto con la realtà che si è concreto e che diventa concreto, esatto. Concretizzare anche, perché poi ci sono, cioè c'è sempre stato, no? Abbiamo chi ha più tendenze a essere con una mentalità più speculativa, chi studia di più, e chi ha una
ha voglia proprio di concretezza. Una volta si andava magari a bottega, si imparavano dei mestieri, oggi bisogna riuscire a impararli, però riuscire a impararli attraverso la scuola è meglio, cioè riuscire ad avere anche quell'ambito culturale che mi fornisce, oltre che lo strumento lavorativo, anche qualcos'altro, perché tu hai detto prima, questi ragazzi non soltanto hanno realizzato commesse, però ci sono anche, hanno preso un diploma di scientifico. Cioè... Esatto. Noi continuiamo a vivere in una separazione che non ha più ragion d'essere tra il sapere teorico e la dimensione pratica. Esiste un'intelligenza delle mani, insomma, no? Che sì. è una grande opportunità su cui provare a rilanciare rispetto anche alle problematiche che oggi i giovani vivono. Poi, oltre a Cometa, martedì avremo altri due interventi, uno di G-Group e quindi sulle politiche attive, appunto per portare i ragazzi, questa volta che hanno finito il loro percorso di studio, a stabilire un rapporto col mondo del lavoro. E poi avremo un interessante racconto, narrazione di un giovane, di un trentenne, che ha creato una startup di successo, una startup che sfrutta dei sistemi satellitari per rendere possibile dei controlli da remoto di attività diverse. Ci racconterà che cosa vuol dire mettersi in giovanissima età nella prospettiva di creare una propria impresa, e in questo senso ancora dare un esempio di che cosa vuol dire mettere le mani in pasta con la realtà, in questo modo provare a rispondere a quello che invece può essere un disagio, no? Un senso di separazione tagliati fuori. Di un'utilità. Io stavo pensando poi, tra l'altro, che stiamo parlando di scuole, tra l'altro, di scuole superiori, cioè, perché poi il problema arriva dopo a livello universitario, ma qui invece partiamo dalla base, perché è già da queste scuole che dobbiamo riuscire a creare l'interesse, a mantenerli, perché poi sappiamo, nell'università a volte ci si perde in corsi che oggi non sfociano, magari sono molto belli sulla carta, ma poi abbiamo bisogno di ingegneri, abbiamo bisogno alla fine ancora di cose molto pratiche, no? Anche se abbiamo avuto dirigenti della Fiat che erano comunque laureati in filosofia, cioè non è detto, no? Il mondo del lavoro come si possa evolvere, però è vero che nella normalità, insomma, bisogna riuscire a rendersi, cioè a capire cosa veramente questa società ha bisogno e dove possiamo anche noi metterci, essere utili. Io credo che ci sia un estremo bisogno di introdurre degli elementi di riflessione alta su che cosa oggi siano le tecnologie, cioè quella vecchia idea che noi avevamo della separazione della cultura classica, della cosiddetta cultura umanistica, dalla cultura tecnologica, oggi non ha più ragion d'essere, perché i grandi temi del futuro dell'umanità e della sua cultura si giocano sul piano delle tecnologie, e noi abbiamo bisogno di gente che abbia una sapienza tecnologica che però sia fondata anche su una capacità di giudizio su quello che le tecnologie sono e dove portano. Anche perché dentro il contenuto, la tecnologia, è proprio il technos che ci aiuta e ci fa andare oltre al nostro corpo, no? I greci dicevano questo, era proprio l'aiuto, però dobbiamo metterci dentro il contenuto, dobbiamo quindi comunque sempre sapere di cosa stiamo parlando. È l'umanesimo che diventa tecnologico, sarebbe interessante. E partire dalle scuole superiori, cioè già lì anche prima, no? Una cosa che ho apprezzato di un recente, diciamo, decreto ministeriale che riguarda l'orientamento, che dice il problema dell'orientamento inteso come il problema della consapevolezza che i ragazzi hanno di se stessi è un problema che è un aspetto del lavoro didattico, del lavoro scolastico, che deve cominciare molto presto. Esatto. Addirittura dai bambini dell'asilo, no? Perché è lì che si formano le caratteristiche di comprensione di sé, della personalità, ma sicuramente deve riguardare per esempio il livello della scuola media, che oggi è un livello molto problematico proprio dal punto di vista di aiutare i ragazzi a scoprire chi sono, quali sono i loro talenti, quali sono le loro inclinazioni. Anche perché quello sarebbe proprio un momento di passaggio, secondo me, importante, dove questa cosa è capitato anche a noi come Epicurea di fare proprio dei laboratori all'interno delle scuole per l'orientamento, e bisognerebbe proprio lavorare sui talenti, cioè riuscire in quel momento di passaggio, mentre si avviano le cose scolastiche, insomma, nel percorso di studi, però riuscire anche a capire qual è veramente la tua tendenza, quindi cosa puoi andare a studiare domani per non
per non rimanere neanche deluso, perché il problema quando noi non capiamo effettivamente quella cosa, ci mettiamo a fare delle scuole che poi abbandoniamo, no? O comunque, insomma, allora non mi sento abbastanza intelligente, magari no, un altro tipo di intelligenza. Tornando un attimo a quella cosa che dicevo all'inizio dei numeri oggi di un disagio, io lavorando un po' su questi numeri, andando a vedere, sono rimasto effettivamente colpito da questo dato nazionale. Sono 100.000 all'anno i ragazzi che abbandonano la scuola, tra la scuola media e i primi anni delle superiori, e che quindi non conseguono nemmeno quel minimo titolo di studio che oggi è richiesto dalla nostra normativa, che è la qualifica professionale. Cioè 100.000 all'anno vuol dire 1 milione in 10 anni. 100.000 all'anno è tanto rispetto alla popolazione scolastica, effettivamente è tanto, e rispetto anche a quello che è il bisogno oggi della società, cioè nel senso che si diventa, è facile diventare emarginati, poi magari non se ne accorge al momento, ma il mondo del lavoro oggi è sempre più... Certo, oggi, e immaginiamo appunto fra 5, 10, 20 anni, insomma, che cosa ne sarà di questo milione, cioè rischia di tornarci addosso, ecco, sì. come problema sociale questo, quindi è meglio affrontarlo adesso, meglio cercare capire le caratteristiche del fenomeno e quali sono le risposte credibili, insomma, che possono esserci, e voi con Liberi poi cercate anche di parlarne. Cioè la cosa è sempre, noi come radio raccontiamo, ci facciamo diffusione culturale e cercare proprio di parlarne, cioè riuscire a coinvolgere la gente, perché sono tutti problemi che ci coinvolgono quando abbiamo il figlio. Passato il momento, passata la tempesta. Certo. No? Devo dire però che appunto, essendo al quarto appuntamento, da dicembre ad oggi, almeno nei primi tre, io ho buone ragioni per ritenere che si confermerà anche martedì. Vedo che, cioè, quando si pongono delle questioni reali, delle questioni importanti, poi c'è anche una risposta, no? Quella fatica, no? Che si dice di uscire di casa, partecipare, poi viene vinta, insomma, nel momento in cui anche il tipo di proposta di riflessione che si fa è interessante. Quindi appuntamento, ricordiamolo, io rifaccio vedere adesso martedì 23 maggio alle 21 presso la fondazione, quindi si mettono insieme il disagio giovanile, nuove proposte, e sicuramente sarà modo di partecipare e di conoscere. Grazie Mauro, appuntamento al 23. Grazie a te, grazie a voi, grazie a tutti.